Non sono solito ricordarmi tutte le partite di tennis come alcuni fissati fanno segnandosele. Per me, modesto giocatore di quarta categoria, onesto pedalatore da fondo e dotato di palla sporca improvvisa che fa arrabbiare tutti, i tornei di tennis erano, sono, un diversivo dalla routine, un modo di misurare me stesso più che di misurarmi con gli altri. Ma quell'incontro, quel momento, è impresso nella mia memoria a fuoco, sin da quell'istante, e ho scoperto solo adesso perché. Dunque, era pieno luglio, mi sembra qualcosa come 9 anni fa, una giornata caldissima, torneo di quarta categoria a Senigallia. Era il mio primo turno, ero, mi sembra, 4-3, quindi incontravo un proveniente dall'altro tabellone. Pago l'iscrizione. E il giudice arbitro mi dice: Ah, ecco, dietro di te c'è il tuo avversario. Mi volto, vedo un signore, ben messo, molto più giovane di me, con accanto un bambino che poteva avere forse 10-11 anni. Vado incontro e gli stringo la mano al signore. Sono Giancarlo. Mi dicono che il campo è libero, possiamo giocare subito. Lui sorride e mi dice: No, guardi, c'è un errore. È mio figlio che deve giocare con lei. Guardo il bimbo, ho come un istinto paterno di tenerezza, dimenticando che ha già passato vari turni. Ah, benissimo, dai, ora ci divertiamo. È il tuo primo torneo tra i grandi? Il secondo mi risponde con un po' di timidezza, forse pari a me. Io mi chiamo Giancarlo e tu? Io Luca. Andiamo in campo. E lo accompagno con tenera comprensione della sua certa emozione, mi dico, per il mio gioco sporco sarà uno scherzo aver ragione di un ragazzino abituato con il maestro. Non a caso i compagni di squadra mi chiamano Erode, faccio piangere i bambini e giocano i primi tornei, salvo poi l'anno dopo essere da loro strapazzato, come logica vuole. Quel bimbo però mi fa tenerezza. Così serio, impegnato, concentrato, ma non sa. E infatti la partita dura meno di un'ora, solo che perdo 6-0, 6-1. Gli stringo la mano a rete stupefatto. Accidenti, gli dico: Bravissimo, come hai detto che ti chiami? Luca, mi risponde felice per il successo. Luca Nardi. Chissà se ieri Djokovic glielo ha chiesto.